Direi un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato come prima cosa, perché credo che siano ben pochi quelli che nella vita possono dire di essere una volta andati da protagonisti alle Olimpiadi. E poi un riconoscimento alla capacità anche che tanti hanno dimostrato, perché la Lombardia direi che ha dato un risultato assolutamente eccellente. Poi c'è Roncadelle, che è qualcosa di unico al mondo, ma quella è un'eccezione. Tutto quello che ha funzionato sono la capacità organizzativa, i grandi allenatori, le strutture dove i nostri atleti hanno potuto allenarsi, sia per quanto riguarda le Olimpiadi sia per quanto riguarda le Paralimpiadi, che anche in quel caso hanno dato dei risultati veramente eccezionali. Lombardia brava nelle capacità di fare, ma anche brava nelle capacità di fare sport, organizzare. La Lombardia è stato un po' il motore di tutte le regioni italiane, quella più premiata, anche quella con più atleti. La Lombardia ha portato 70 atleti alle Olimpiadi ed è stato un grande orgoglio per noi, perché al di là delle medaglie è importante vedere questa partecipazione, è importante vedere anche il messaggio olimpico, il messaggio sportivo. Lo sport ha un grande valore di inclusione, di condivisione, di spirito di squadra, cose che abbiamo voluto anche rivivere oggi in questa premiazione, che ha unito gli sportivi olimpionici, i paralimpici, in una grande festa, in una grande famiglia. La statistica e i dati sono molto chiari, diciamo che la Lombardia parte favorita per dimensioni, per popolazione, per storia, per numero di società. Però questi numeri non solo l'ha confermati, ma è andata ancora meglio di quello che si poteva immaginare, per cui insomma è giusto fare una cosa su misura per la Lombardia. Poi è polivalente, donne, uomini, sport di squadra, insomma da tutte le parti, sono state anche medaglie diciamo mai ottenute dal paese. Con delle punte di eccellenza tipo Roncadelle, però insomma devo dire che la regione è andata molto bene, magari fossero tutte così, però è anche vero che insomma ci sono dei presupposti che sono oggettivi. Ma io mi sento lombardo al 100% e lo sono al 100%, quindi al di là delle mie decisioni sportive, qui sono a casa, mi sento, non so, è strano da dire, mi sento protetto quasi, quindi mi piace. Poi ci sono tantissime iniziative, io vivo di sport e vivo per lo sport, quindi questa regione ci sta dando davvero tantissimo. Ho sempre detto che quella medaglia me la sono goduta davvero tanto, invece a distanza di mesi forse non è così, perché non ho ricordi molto nitidi di quella giornata, però mi porto a casa tanta esperienza dal punto di vista sicuramente di approccio a tante cose. Da oggi io il mio obiettivo è quello di godermi il processo, il cammino che faccio tutti i giorni, e non solo il risultato finale come quello che può essere una medaglia d'oro, d'argento, di bronzo o non semplicemente una partecipazione a una manifestazione. Quindi ho imparato tanto e da ora in poi mi godrò sempre di più quello che sto facendo. Qui abbiamo celebrato oggi non solamente i risultati, non solamente le medaglie, che sono tantissime, perché la Lombardia è una regione leader anche in quello, oltre che per il numero di atleti e atlete che sono andate ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi e anche per i risultati, ma proprio il percorso abbiamo festeggiato, che ha portato questi atleti anche con tanti allenamenti, col sostegno delle loro federazioni, dei dirigenti, dei tecnici, delle loro famiglie che sono stati importanti e sicuramente di tutto quello che è l'ecosistema sportivo. Molti atleti e atlete hanno iniziato il loro percorso proprio nelle associazioni sportive lombarde, quindi questo premio è un riconoscimento anche al lavoro che viene fatto giorno dopo giorno sul territorio.